Lorenzo Flaherty sarà il secondo eliminato del GF VIP 2017 secondo lettori di fanpage.it. Lunedì 25 settembre 2017 alle 21.10 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello VIP, il reality campione di ascolti condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Nel corso della serata la conduttrice annuncerà il nome del secondo eliminato del gioco che dovrà essere uno tra Lorenzo Flaherty e Serena Grandi. Fanpage.it ha chiesto ai lettori quale sarà, secondo loro, l'esito del secondo televoto. Il responso del sondaggio di Fanpage. Con il 58% dei voti, i lettori di Fanpage.it hanno decretato che sarà Lorenzo Flaherty a dover abbandonare la casa. L'attore ha messo d'accordo il 58% degli utenti che ha votato affinché sia lui a dover lasciare il gioco. Serena Grandi, sua sfidante per questa settimana, si attesta invece sul 42% dei voti. Lorenzo Flaherty è un attore italiano la cui partecipazione al GF VIP è stata annunciata solo a pochi giorni dall'ingresso in casa dei concorrenti. Fino alla fine, infatti, il suo nome non era mai circolato in rete o tra gli addetti ai lavori. Romano, classe 1967, debuttò nel 1986 con il film per il cinema Demoni 2, per poi collezionare svariate altre produzioni. Viene ricordato soprattutto per le fiction per la televisione cui ha preso parte negli anni, in particolare per il ruolo del capitano Riccardo Venturi in Ris Delitti Imperfetti. Sposato con la giornalista Roberta Floris, ha due figli, Andrea, nato nel 1994 da una precedente relazione, ed Emilio. Nella casa del GF VIP si è visto poco. Il voto degli utenti potrebbe essere attribuito soprattutto al fatto che Flaherty si è visto poco in queste due settimane vissute all'interno della casa del GF VIP. Attore mai approdato nei reality, non sfrutta le solite dinamiche comode ai fini del gioco, limitandosi a collezionare momenti in quella che sembrerebbe essere semplicemente un'esperienza di vita. A differenza sua, Serena Grandi si è vista di più e si è resa protagonista di momenti particolarmente chiacchierati. In uno di questi ha addirittura rivelato al pubblico l'omosessualità del figlio Edoardo Ercole.